storie. Veramente. Ovviamente noi abbiamo fatto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, abbiamo chiesto di accedere ai server del Senato per capire se qualcuno ci aveva messo le mani, no? Perché uno che entra tutti i mercoledì e non lascia tracce è un mistero, no? È un mistero. Va. Ancora stiamo aspettando la Procura di Roma, dopo quasi un anno dalla nostra denuncia, saranno 10 mesi, che si muova, che si muova. Bene, qual è il vero problema? Lo diceva Falcone. Falcone ha detto una cosa importante: per combattere la mafia bisogna mettere in campo le forze migliori. Bene, le forze migliori del nostro paese hanno dato tutto nella metà degli anni Ottanta a Palermo, tutto vuol dire che hanno dato la vita a partire da Chinnici, che aveva organizzato il pool, aveva provato a organizzare il pool, poi sapete lo hanno ammazzato prima che lo mettesse a punto giuridicamente, poi è arrivato Caponnetto per metterlo a punto, Falcone, Borsellino, ma anche Cassarà, Aleo, Basile, tutti quelli che avevano lavorato alla più grande operazione giudiziaria della storia d'Italia, quella che ha portato a processo non una cosca, due cosche, ha portato a processo a Palermo la mafia. Loro hanno portato a processo la mafia e l'hanno fatta condannare in via definitiva. Quindi erano le migliori forze che avevamo in campo. In un paese normale quelle migliori forze sarebbero state premiate, promozioni, riconoscimenti, il metodo sarebbe stato, ce lo dobbiamo applicare dappertutto, avrebbero previsto rinforzi, cose eccetera. Che cosa è successo? C'è chi ha pagato con la vita, c'è chi ha pagato professionalmente e sarà allontanato, bistrattato, c'è chi ha pagato in tutti e due modi, prima professionalmente come Falcone e poi con la vita. Perché? Perché non si doveva andare avanti su quella strada. Questo è il problema. Il problema del nostro paese è che la lotta alla mafia, fino in fondo, non l'hanno mai voluta fare. E c'è un motivo. Perché avrebbero dovuto suicidarsi. È chiaro, stavano arrivando ai livelli dei soci della mafia, che sono in Parlamento, che ne fanno parte, e che vanno tolti, perché sono quelli che intervengono e hanno bloccato questa cosa. Quindi continuando a prendersela con le cosche, che cosa succede? Succedono due cose tragiche. La prima, che sbaragliamo cosche intere che vengono subito sostituite, cioè il ricambio, questo lo vediamo, perché non è possibile che qua maciniamo persone a centinaia, macinate, messe in questi organismi giudiziari e mandate in galera, e poi vengono sostituite puntualmente. No, ce lo dobbiamo chiedere. Che cos'è che non sta funzionando? La seconda cosa, che è ancora più grave, è che malgrado le migliaia di condanne per mafia degli ultimi 25 anni, noi abbiamo un paese in cui non ci sono più infiltrazioni, ci sono radicamenti della mafia al nord, al centro. Noi stiamo girando il paese e quello che vediamo con la commissione antimafia è sconvolgente. Non si parla di infiltrazione, si parla di radicamento, e la porta principale, l'autostrada da cui entrano, è questa, è la corruzione. Perché questi sono arrivati e hanno trovato la tavola apparecchiata, già trovavano quelli che banchettavano, i corrotti, hanno preso una sedia come fanno loro e si sono accomodati. Noi lo sappiamo, noi siamo siciliani, non è che i corrotti gli potevano dire no, non si accomodi. Che cosa facevano i corrotti? Chiamavano la polizia per farli allontanare dal banchetto? Non potevano. Reagivano con la forza, con i mafiosi? C'è da ridere. Non puoi usare la forza con uno che è specializzato nell'uso della forza, cioè fa il suo gioco, no? Quindi semplicemente loro sono arrivati, hanno trovato la tavola in bandita e si sono accomodati. E lo hanno fatto nella sanità in Lombardia. Certo, perché là, se vedete le inchieste, no? Da chi sono partite la magistratura? Dalla sanità in Lombardia. È chiaro, ma dappertutto è così, in Emilia c'era il procuratore di Bologna, voleva arrestare un altro sfigato, quest'altro sfigato era candidato di Forza Italia come sindaco di Mantova nel 2006-2007, sfigato perché manco è stato eletto, malgrado il procuratore, si era messo a disposizione delle cosche
Quelli che avevano dato il voto non ce l'aveva fatta. Come è finita? Non hanno potuto arrestare. Perché? E il GIP, ma perché poi c'è anche questa, la questione della dimensione culturale, loro lo volevano arrestare non per voto di scambio, perché lo sapevano che non funziona più, per concorso esterno. Il GIP non se l'è sentita e poi gli ha scritto una cosa che il procuratore non ha mancato di rimarcare, lasciare a verbale e dire e sparare in faccia alla Bindi. Ci ha detto che non lo poteva arrestare, l'ha messo per iscritto, nemmeno per voto di scambio politico mafioso. Che vuole, Presidente? Mancava la prova del metodo mafioso, così ha scritto il GIP. Non vi dico la Bindi che faccia ha fatto. Come? No, ma sbaglia, la norma è buona, è giusta, gli ha detto al procuratore di Bologna. Quello dell'operazione Emilia, 160 indagati, 130 arrestati, eccetera, che ci ha detto, voi pensate in Emilia? Ci ha detto, noi abbiamo dovuto fare questa operazione lasciando fuori interi corpi di polizia, che da noi erano compromessi, interi corpi di polizia. Cioè, c'era l'autista del questore di Reggio Emilia che faceva le estorsioni con la 'ndrangheta. Ne hanno arrestati sei, fra poliziotti, finanzieri, vigili urbani che erano addetti alle procure come polizia giudiziaria. C'era uno che lavorava con noi, un poliziotto, c'era tanti anni, bravo, faceva le indagini, ma era bravo il cecchetto. Poi gli andranghetisti telefonavamo dall'Emilia in Calabria per fargli avere 10 camicie, non abbiamo ancora capito se erano camicie su misura o altro. C'è cose, questo è il livello, no? E poi non possono arrestare quello perché ovviamente il reato è stato cambiato. Poi arriviamo a Catanzaro, sempre con la commissione di mafia, c'è tutta la DDA schierata, sono in 8, bravissimi. Parliamo sempre dell'inchiesta della Emilia perché era collegato, no? C'era il filone, ovviamente calabrese, hanno dovuto lavorare assieme. Dopo un'audizione normale, bella, su, chiude questa, proprio, tanto per... Arriva la considerazione finale di un giovane PM, Fadi Cedici. Però con 416 ter nuovo abbiamo grandi difficoltà. Non l'avesse mai detto. La Bindi stavolta diventa paonazza, perde il controllo, lo interrompe e comincia a urlare. Che cosa sta dicendo? La norma è buona. Cerca di non farlo parlare, aggredisce un PM. Tutto registrato. Sono dovuti intervenire i suoi colleghi, prima che io tirassi una sedia a destra alla Bindi, sono intervenuti i suoi colleghi, meno male, perché io perdo la pazienza facilmente, perché è una cosa inaudita. Presidente della commissione antimafia che zittisce un PM in prima linea, a rischio peraltro, a rischio perché lo stiamo tutelando, è uno di quelli che vogliono ammazzare. Lo zittisce, intervengono i suoi colleghi, a un certo punto uno per frenare la Bindi gli fa, sì, guardi presidente, il procuratore aggiunto con molto garbo, cioè non per fare polemica, sa, ma l'ha detto la corruzione, la Cassazione, che questa norma, appena ha detto la Cassazione, voi non dovete dare retta alla Cassazione, giuro così, tutta alterata, con i capelli dritti, paonazza, voi non dovete dare retta alla Cassazione, un presidente della commissione antimafia che dice ai procuratori, voi non dovete dare retta alla Cassazione, perché noi, diceva loro, PD, politici, la norma l'abbiamo fatta buona, siete voi o non la volete applicare? Così gli ha detto, è tutto a verbale. Noi abbiamo chiesto l'audio, sempre perché lo scritto non rende il pathos di quei momenti, non rende l'alterazione della Bindi, che era veramente, c'erano quelli che erano così, ma che sta succedendo? Mai avrebbero potuto immaginare una cosa del genere. La colpa era dei magistrati che non applicavano la norma, non dei politici che l'avevano approvata in quel modo. Chiudo soltanto con una cosa a proposito della lotta alla mafia per fare capire quanto ci hanno preso in giro. Nel 92 Totò Riina, dopo Falcone, aveva messo in cantiere un altro morto eccellente ed è uno degli eroi del nostro paese, o meglio sarebbe stato un eroe del nostro paese per questi infami che fanno queste sceneggiate, no? Per rappresentare i caduti nella lotta alla mafia, sceneggiate a cui nemmeno loro credono. Non è in quello limbo degli eroi, semplicemente perché è vivo, è l'unico sopravvissuto fra le forze dell'ordine a un attentato da parte del nucleo di fuoco dei Corleonesi. Il dottor Emilio Germanà, questore della polizia, hanno provato a ammazzarlo in Mazara del Vallo. Ma l'avevamo trasferito apposta, per tolto da Palermo e mandato là. E Germanà cosa fa?
quando arriva un gruppo di fuoco, voi pensate, era lo capitanava il più feroce dei killer cordonesi, Leonuta Bagarella, uno dei più feroci spietati, genero parente di Dolorina, uomo fidatissimo, ma non c'era solo lui, c'era anche Matteo Messina Denaro, ci stiamo parlando, sono partiti al massimo livello per ammazzarlo, non ci riescono, lui reagisce, spara, si butta giù alla macchina, si nasconde, eccetera. Bene, questa persona sta andando in pensione adesso, fra pochi mesi, è stato parcheggiato, messo di lato, non ha avuto promozioni, nessuno ricorda, niente. A un certo punto mi viene una indicazione che non vi posso purtroppo dire e mi dicono chiamalo e parlagli. Ho chiamato, io non lo conoscevo, mi sono fatto dare il numero da gente che lo conosceva. Questo è catanese, tutto simpatico. Ah, senatore, come sta anche lei catanese? Ma sa, le devo dire una cosa. Dico, ma prego, dottore, mi dica. Dice, ma lo sa che lei è il primo membro della commissione antimafia con cui parlo in vita mia? Un uomo di questo, che Totò Riina voleva ammazzare nel 92 dopo Falcone, non è mai stato sentito in commissione antimafia. Nessuno gli ha mai chiesto, dottore Germano, ma perché Totò Riina lo voleva morto? E adesso perché non si dà pace? Perché nelle ultime intercettazioni, quelle del caccia di opera, faceva, ma come potrò sbagliare a Germano? Giuro, ci sono in Sicilia. Nel suo delirio. Totò Riina ancora ora, infatti Germana mi fa, ma questo dopo tutti questi anni ancora pensa a me. Totò Riina ora, ma come potrò sbagliare? Di Grand Grassi, una cosa del genere che ha detto, perché ce l'era proprio arrabbiato. Non è mai stato chiamato. Io penso che non ci sia altro da dire sulla presa in giro a cui abbiamo dovuto assistere per più di 25 anni. Ovviamente l'abbiamo chiamato noi, subito. La prima cosa per chiedergli scusa. Per chiamarlo ovviamente non possiamo disporre una chiamata, dobbiamo passare all'ufficio di presidente, cioè alla Bindi che decide. Facciamo la richiesta, dovete motivarla perché la Bindi non la conosce Germanà. E allora ho detto spiegagli chi era e digli che dobbiamo riparare a un torto subito e vediamo cosa ci può dire. La risposta della Bindi, dobbiamo fare un'istruttoria. Giuro. Cioè non è che dice, ma come? Non l'abbiamo sentito? Ripariamo subito a questa grave mancanza. No, dobbiamo fare un'istruttoria. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che l'abbiamo chiesto noi, il Movimento 5 Stelle, quindi c'è qualche cosa sotto. Vediamo che danno può fare alla politica questo qua prima di chiamarlo. E stanno istruendo. Allora il vicepresidente della commissione non conta e non basta, decide solo il presidente. Ne abbiamo uno noi, l'altro è un altro che ha un nome famoso di un grande eroe nella lotta alla mafia e che lo ha disonorato, perché Claudio Fava, guardate, Claudio Fava che vota il 416 te.